love you. Siamo quest'anno alla settima edizione del raduno delle Fiat 500. Naturalmente, come ogni anno, l'organizzazione è perfetta, affidata a Franco, naturalmente Riccardi, che è un po' l'animatore, di tutta questa manifestazione, insieme a tanti suoi amici appassionati di questa manifestazione oramai da tempo. Le Fiat 500 sono già arrivate, di primo mattino siamo ancora in un orario abbastanza così presto, però vedo che già il parcheggio qui del nostro palazzetto dello sport è già oramai pieno di autovetture, naturalmente di tutti i tipi, tutte le modalità, tutte le fatture, chi più ne ha più ne metta, perché poi gli appassionati sono tanti e quindi si divertono a modificare, a curare tutte le loro 500 in un modo veramente incredibile. Quindi una manifestazione importante, perché non unisce soltanto queste persone la passione per la 500, ma li unisce naturalmente un'amicizia forte che con gli anni si va consolidando. La settima edizione è dedicata infatti anche a Tullio, è un amatore di questo raduno che purtroppo è venuto meno l'anno scorso e quindi gli amici lo ricordano oggi in questa giornata particolare. Però al di là di questa tristezza voglio poi raccontare anche la gioia che si prova in questa giornata. Tante persone che si incontrano, che hanno la stessa passione, che ridono, scherzano fra di loro e soprattutto sono amici. E questa amicizia va curata. Noi come amministrazione siamo convinti che questa manifestazione debba proseguire nel tempo. Sarà sicuramente così, perché ne vale la pena e perché gli organizzatori sono veramente perfetti. 1, 2, 3, 4. Tak chiketum chiketak chiketum 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 tak chiketum chiketak chiketum.
Buongiorno, vengo da Bruxelles, sono venuto a trovare gli amici di Fondi che hanno fatto un bel raduno speciale, con una bella giornata di sole, ideale, per farsi una bella, come si dice, una bella gita in campagna, in montagna, è la più bella cosa. Dunque, ho trovato un amico mio qua che da tanti anni con mio figlio si conoscono e stanno in contatto con loro da parecchio tempo su Facebook, dunque, si conoscono bene. Dunque. Da noi fanno il raduno uguale, ma sono un po' di più appassionati. Mi ha fatto piacere vedere tanta gente qua, primo momento. Voilà. Ho passato una bella giornata con gli amici, così andiamo a mangiare un po' al ristorantino. E voilà. Un saluto a tutti, sono Paolo Jacobini, commissario tecnico ASI e delegato per il Sud Pontino del Circolo Pontino della Manovella di Latina. Sono qui a raduno, al settimo raduno, Città di Fondi Fiat 500. Ci sono innumerevoli automobili di vario tipo e di vario genere. Partecipano diversi club come il Circolo Pontino della Manovella di Latina, Club Fiat 500 Città di Fondi e altri club collegati con diciamo, auto di vario genere ma anche con Fiat 500 come il Fiat 500 Club Italia con un rappresentante di zona, con Aldo Crivellaro. E ci sono insieme anche delle motociclette e l'itinerario sarà Fondi, il centro di Fondi, l'Enola, ci fermeremo all'Enola, poi scenderemo e andremo a mangiare al ristorante La Magnatura. Fortunatamente oggi è una bella giornata di sole e ci sono tanti amici, ci sono tante belle persone e speriamo insomma che tutto vada bene. Sessa lunga, rocca movina.
sono Gennaro del club di Formia, Club Car Story, e vengo a Fondi, questa è la bellezza di 5 anni, 6 anni che vengo a Fondi, ho fatto tutti i raduni di Fondi, veramente spettacolare, mi piace come fanno i raduni, è una cosa bella, diciamo, bello di venire a Fondi a fare questo raduno. Oggi è il mio compleanno, compio 83 anni, sono molto felice per tutti i partecipanti che ci incontriamo per il settimo raduno. Speriamo che continui ancora questa grande festa, sempre con la mia 500. Ringrazio tutti gli amici e tutti i partecipanti. Salve a tutti, come l'anno scorso, quest'anno ripetiamo la stessa cosa per essere presente, io personalmente come testimone di questa malattia, e credo che facendo questo posso lanciare messaggi ad altri malati dializzati che possono avere sostegno e aiuto da parte nostra. Stiamo lavorando per organizzarci ancora meglio nella nostra provincia e in tutta Italia addirittura, tanto è vero che quest'anno abbiamo ricevuto il 5 per 1000 da parte dell'Ufficio delle Entrate, cosa che ci fa molto piacere per ricevere aiuti anche da questa fonte. Ringrazio a tutti, buongiorno. Sono il cavalier Torre Giuseppe, sono proprietario di Piscopontano a Terecina, vengo tutti gli anni a passare, ma io vengo da Parigi, non vengo qua, non vivo qua, perciò sono andato a vedere questa macchina, è bellissima, guarda, questa è dell'epoca di quando sono nato io, giusto e giusto, è nato lo stesso giorno che sono nato io questa macchina, è grigio, io non so, sono grigio pure io, la macchina è grigio, sono grigio. Ma però io c'ho un'altra macchina, c'ho una 500, questo è di un amico mio che tanto caro che sta a Terecina.
Ma anche quest'anno una bellissima manifestazione, vanno dato i meriti al presidente Conti, a tutta la sua squadra. Siamo al 7° raduno delle 500 del club Fiat 500 Città di Fondi. Una manifestazione che negli anni è cresciuta e che negli anni è diventata sempre più importante, perché è riuscita a portare a Fondi e quindi a far conoscere la nostra città non solo agli amanti di questo mito, la 500 del comprensorio, ma di diverse regioni del centro Italia. Noi abbiamo avuto nei 7 anni decine e decine di persone che hanno conosciuto la nostra città, le nostre bellezze, le nostre spiagge, che hanno soggiornato per partecipare a questo evento del raduno della Fiat 500 del club Città di Fondi. Quindi una manifestazione importante, perché è una manifestazione che, inserita in un contesto ampio come quello dell'estate fondana, permette alla nostra città piano piano di essere conosciuta ai più che non la conoscono, ai più che non conoscono le sue bellezze naturalistiche, storiche, architettoniche e enogastronomiche. Quindi una bellissima manifestazione e un appuntamento a tutti quanti voi all'anno prossimo. Allora, noi del gruppo di Emozioni d'Epoca, in collaborazione con Ruota e Raggi di Trani, abbiamo avuto l'idea di unire sia le due ruote che le quattro ruote per avere una manifestazione più bella e più completa, visto che questa è una cultura che secondo me dovrebbe essere sempre di più valorizzata. Per cui, visto che sono la maggior parte delle marche italiane, tipo la Guzzi, la Piaggio, la Fiat, è bene che andiamo a valorizzare queste marche italiane. In collaborazione con gli amici delle 500, per noi è stata una grande cosa, una grande soddisfazione magari ancora mettere in mostra questi mezzi, parte che hanno fatto la storia dell'Italia, tipo la Guzzi, la Vespa, la Lambretta, poi l'ultimo comincia a arrivare il Kawasaki, poi, però comunque con le 500 rifanno sempre a rivivere gli anni che sono stati la motorizzazione degli italiani, così che è stata una grande cosa. Noi oggi magari li vediamo sotto un altro aspetto, però io dico, sono una quindicina d'anni che ci sto in mezzo a questa passione che mi ha portato, diciamo, a vivere alcuni mezzi che poi il bello è starci dentro, sistemarli, rimetterli in condizioni più possibili originali e vivere, farci magari un giro, stare, cioè, anche a contatto con la gente e mostrare anche a delle persone che comunque non ci hanno avuto modo, non ci hanno avuto fortuna, oppure hanno avuto fortuna di non vivere quegli anni che purtroppo era tutto oro quello che c'era. Oggi magari è il sistema un po' diverso, però comunque le origini non muoiono mai, possono cambiare i sistemi meteo, però le origini rimangono sempre quelle che sono state. Poi oggi in particolare è un'altra giornata per il nostro grandissimo Claudio, che comunque ci ha lasciato in una maniera un po', purtroppo, anzi io mi rimpiango solo una cosa, che magari pensavo di averlo conosciuto abbastanza Claudio, perché ci stava un rapporto di amicizia di quando eravamo piccolini, abbiamo fatto il militare assieme, però stando in contatto con la gente, sentendo magari raccontare alla gente ciò che lui ha fatto, io credo di non averlo conosciuto abbastanza per ciò che Claudio ha fatto e ha dato a tutti noi. Purtroppo le stelle rimangono sempre su nel firmamento e brillano sempre da lontano. Allora, un buongiorno a tutti quanti e benvenuti qui al Palazzetto dello Sport, 7° raduno di Fiat 500, giusto? Città di Fondi. Allora, vado subito a presentare il presidente, Franco Conti. Vieni Franco, vieni. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti, grazie per la vostra presenza, perché senza di voi questo non esisterebbe. Grazie di nuovo a tutti. Volevo salutare l'amico vice sindaco Onorato De Santis, sempre presente dal primo anno fino al 7° raduno. Grazie e speriamo anche per l'anno prossimo. A te la parola. Grazie presidente, grazie a te, grazie ai tuoi collaboratori e grazie a tutti i presenti. Sfioriamo i 100 partecipanti, quindi questa manifestazione è giunta quest'anno alla 7ª edizione
del raduno Club 500 Città di Fondi cresce di anno in anno. Vuol dire che state lavorando bene, vuol dire che state seminando bene, vuol dire che attorno a voi state aggregando questa passione di tanti appassionati per questo mito della 500. Chi di noi non ha avuto negli anni una 500, seppur per fare l'inizio, per fare scuola guida piuttosto che per i primi mesi dei neopatentati. È rimasto nei nostri cuori, è un mito che rimane anche nel cuore dei giovani, ma che si modifica e oggi è una delle macchine, credo, con il nuovo modello più venduto. È un mito del Made in Italy. E noi vorremmo che questo club, così come sta crescendo, potesse di anno in anno far conoscere sempre di più la nostra bellissima città a tutti voi che partecipate, le sue bellezze naturalistiche, storiche, architettoniche e anche quelle enogastronomiche, perché no, sono importanti. Grazie veramente a voi, grazie Presidente, grazie a te, ai tuoi collaboratori, perché organizzare, portare oltre 100 macchine, il che significa avere almeno 200-300 partecipanti, non è semplice. Non è semplice poi nei periodi di vacanza e non poteva che essere presente l'amministrazione, con il saluto del sindaco Salvatore De Meo, che non è presente oggi qui perché è impegnato istituzionalmente a Dachau, ma c'è il consigliere Mattei a darmi sostegno e supporto. Questa è una manifestazione che ci fa piacere ed onore a cui dare il patrocinio, perché è una manifestazione, dicevo, sana, che coltiva il mito di questa bellissima auto che ha segnato gli anni e continuerà a segnarli del nostro Made in Italy, e noi auspichiamo che possa segnare questa vostra passione, questo vostro club, la crescita anche turistica della nostra città attraverso il vostro operare, facendo conoscere sempre di più agli appassionati che si recano a Fondi le nostre bellezze. Grazie a voi e grazie a tutti i partecipanti, e ricordo che quest'anno è il primo Memorial Tullio, Claudio Tullio. Buon proseguimento a tutti voi e buona giornata.
Più forte questo applauso per Claudio Tullio, forza, Memorial, il primo Memorial. Intanto do la parola a Giacomo. Ok, grazie a tutti per la partecipazione. Sono un po' emozionato naturalmente, però dobbiamo farcela lo stesso. Niente, io volevo soltanto ricordare mio cugino, che era, oltre che era mio cugino, ma era il più grande amico che ci avevo. Ma voglio dire una frase sola, detta da un suo amico che hanno fatto il militare insieme, che stavano quasi sempre insieme,
dice lo conoscevo, nonostante tutto che abbiamo fatto il militare insieme, lo conoscevo bene. Però vedendo tutta questa gente mi rendo conto di non averlo conosciuto ancora bene. Tutto qui. Questo era Claudio Tullio. Naturalmente io parlo da parte di tutti i cugini che si sono impegnati per realizzare questa cosa all'Enola, cosa che lui ci teneva molto, e mi dicono che il microfono non si sente. Va bene. Era appassionato, tant'è vero che qui ci sono quattro macchine ancora sue, e giustamente ecco, io rappresento tutti i miei cugini che hanno collaborato per il club Fiat 500 di Fondi, che sono stati stupendi. Grazie ancora. Ma buongiorno a tutti, noi siamo onorati per questa manifestazione che avete voluto realizzare e che fa tappa qui nel nostro piccolo comune. Mi vengono in mente due considerazioni. La prima è questa, che è un raduno delle 500. Le 500 sono legate per ognuno di noi ad un ricordo personale dell'infanzia, perché tutti noi sicuramente abbiamo avuto a che fare con la 500 per fare le prime esperienze, per andare al mare con la famiglia. È stata un po' la macchina che ha caratterizzato un po' il boom economico dopo la ricostruzione del dopoguerra, ed è stata la macchina che è stata più vicina alle famiglie, no? Che inizialmente è stata la macchina che hanno avuto le prime famiglie. E poi perché questa iniziativa ricorda Claudio Tullio, che è stata una persona di Lenola, che è vissuta qui con la sua famiglia, con i suoi parenti, che è stato un onesto lavoratore, un padre di famiglia, una persona a noi tutti, a noi vicina. Noi questo evento lo vogliamo ricordare donando all'organizzazione una targa, che prego Tonino Fasolo, che è il delegato all'estate lenolese, di venire qui a fare la consegna a favore dell'organizzazione, no? E poi con il bouquet di fiori, no? Che vogliamo donare alla vedova di Claudio Tullio, a Rosina, se può venire qui. Questo a nome anche di Don Adriano, ti viene donato. Grazie per questo invito, saluto il sindaco, le altre autorità, la signora, la famiglia. La preghiera è il luogo dove riusciamo a stare tutti insieme, noi sulla terra e quelli che sono in cielo. Ci dicono che in cielo cantano gli angeli, oggi forse c'è anche un suono di motori, e ci piace immaginarlo così, in modo che questa unione di quello che avviene tra di noi e quello che pensiamo sia anche sicuramente in cielo. E con questi sentimenti, pensando a Claudio Tullio e nell'amicizia che ci lega a lui e che ci lega tra di noi, invochiamo la benedizione del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare i mezzi di trasporto, fa che i conducenti di queste macchine nei vari percorsi
operino sempre con perizia e prudenza e avvertano accanto a sé la tua continua presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona festa, buona domenica a tutti. Sì, 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 sì